Scusate, adesso parte io credo risorgerò qui. No, no, questo suono elettrico, queste cose un po' così, sì, va bene, però poi cioè, mi viene un po' di malinconia così. Ah, ti ricordi i bei vecchi tempi? Sì. Quando abbiamo iniziato, bei tempi, bei... No, perché essere su questo bellissimo palco davanti a tutti questo bellissimo pubblico, si sta bene, lo sai, lo sai, un bellissimo pubblico, fatevi un applauso, grazie, perché ve lo meritate, grazie. Bellissimo pubblico così, però tutto sto suono elettrico, sto sbattimento, cioè a un certo punto cioè, mi viene in mente i tempi dell'osteria, così un po' di malinconia. Adesso si rasa al tavolo. Eravamo in una dimensione un po' più contenuta. Ci divertivamo con una chitarra e lo facciamo ancora. Facciamo. Gianmarco, e allora? Che facciamo qui in questo bel bar? Cosa dici? Ci beviamo un'ombretta? Eccola, adesso vado, abbiamo anche un bel fiaschetto. Cosa dici tu, eh? Questa sera che si fa? Ecco, adesso si mi, fa? Senti, si mi fa? Sento un po' più... Che si fa stasera? Addirittura. Guarda, adesso ti do anche il tuo bel bicchierino, come i vecchi tempi, quando ci mettevamo io e te, ti ricordi? Quando si decise di intraprendere questo bel viaggio? Sei gentilissimo che mi hai accontentato. Hai visto? Ti ho accontentato, vero? Adesso facciamo un po' di amarcord. Alice guarda i gatti e i gatti guardano il sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene ha un corpo piano e lì tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. Eli di Marlene, bella più che mai, sorride, non ti dice la tua età, ma tutto questo Alice non lo sa. E poi tutti pensarono dietro i cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così, e se ne andrà. Bello questa canzone, ci piace, ci piace. Ho fatto anche questo. Ma cosa dici se invece di suonare qui in osteria si potrebbe fare un bel gruppetto in cui si suona, cosa dici, no? Sì, ne facevamo anche un'altra. Sì, però. Sì, no, lo so, però già mi viene questa idea che potremmo un giorno, non so, io e te così. Cosa dici tu, eh? Secondo te ce la possiamo fare? Sì, venire rosso. Prima trovare, grazie. Sarà buono. Tu intanto provalo. L'ho trovato in cantina, quindi sicuramente è buono, no? Però comunque sia. Hai visto? Hai visto che robetta? Se qualcuno vuole approfittare. Se qualcuno vuole approfittare potete venire vicino al palco e vi diamo un bicchierino, se è Chianti, buono, assicuro. Veramente buono. Nessuno vuole, nessuno beve qua con Concordia. Ci sta bene qui in questo bar, eh? Silvio, fai l'ultima, dai, cortesemente. Che noi continuiamo, facciamo un altro pezzo, dai. Facciamo un pezzo di ci accompagnate con le manine, vediamo, grazie, di più, bellissimo, grazie, ne avevo tanto bisogno. Ti ricordi quella strada? Eravamo io e te e la gente che correva e gridava insieme a noi, e tutto quello che voglio pensavo è solamente amore ed unità per noi, che meritiamo un'altra vita giusta e libera se vuoi.
forse io e te possiamo fare qualcosa. Sì, cosa dici? Se usciamo da questo bar e facciamo qualcosa, ci proviamo un po', ci tiriamo fuori, no, cosa dici tu Gianmarco? No, no, possiamo io fare. Io non ho tanta esperienza, però... No, secondo me tu hai una voce che puoi cantare, secondo me sì. Ho capito, ti ringrazio di questo, però... Io direi che ci vorrebbe anche qualcos'altro, cioè se dobbiamo fare qualche canzone un po' più elaborata, come facciamo? Perché io e te si possiamo fare questa cosa, però. Beh, allora, partendo dal presupposto che sono abbastanza scarso a suonare la chitarra, sì, è vero, sono un chitarrista un po' da spiaggia, ho bisogno di un amico che venga a trovarci. Conosci un chitarrista per caso tu? Sì, ne conosco uno, però me lo tiro dietro da 30 anni. Che non sarà mica quello che penso io, no? Sì, è quello lì. Cioè. Quale, scusa? Quello là che mi tiro dietro da 30 anni, che ce l'ho imparato. Cioè, siete la coppia più vecchia del mondo, cioè... Sì, anzi, da 35, scusa, ho sbagliato. Neanche Albano e Romina che si sono lasciati, poi adesso si sono rimessi insieme. Cioè, che fai, lo chiami, cosa dici? Vabbè, non ho un cellulare, è un cellulare. No, non ce l'ho perché ho lasciato la console, comunque chiamalo, secondo me arriva. Vediamo, c'è Claudio... No, Claudio Barro, vuoi chiamare? No, dai, cioè, facciamo un progetto, io e te, sempre quelli per le osterie e mi richiami Claudio Barro? Sempre quelli, sono. Ancora lui? Sempre ancora quelli. Tu? La folla lo acclama, io non lo so. Però per il nostro sound, in effetti, sai, ci potrebbe anche stare. No, è per fare quel pezzo di De André che da solo non... Sì, sì, quello lo voglio fare, quello lo voglio fare anche. Mi deve fare il riffino. Aspetta un attimo, no? Oh, casualmente c'è qui una chitarra. Sai che in questo bar c'è sempre un po' di tutto. Ti metto un po' di Chianti comunque, ecco così. Sì, basta. Ecco, sì, apposta. Ma questo bene, secondo me. Spanto tutto sulla scaletta. Spanto, mi piace come me. Spanduto. Spanduto. Spanduto sulla scaletta. Insomma, voglio fare quel pezzo di De André, perché abbiamo fatto Venditti, abbiamo fatto De Gregori, voglio fare De André. Voglio fare De André. Adesso facciamo, dai. La dai con le manacce, dai con le mani, forza. Vediamo se questo sa suonare un po' oppure no. Sai suonare come canto io? Ale, hai visto? Insomma, ragazzi, aspetta, basta con i Chianti. Allora, aspetta, tu non vedi più. Quando io suonavo da solo, tu neanche. Aspetta, no, te lo spiego. Basta, ragazzi. Aspetta che glielo spiego. Quando suonavo da solo, con lui suonavo un tono sotto perché dovevamo arrangiare i pezzi di un tono sotto. Allora, mi sono... Il capotasso. Esatto, mi sono dotato di questa cosa perché quella volta lì eravamo... Non pensavamo venisse un altro a suonare con noi. Sì, tra l'altro non è che mi stia tanto simpatico questo, Lo pensavo. Se no, questo qua era quello di quando io e te provavamo, poi veniva lì e diciamo, cosa fanno sti due? Vabbè, chi sì, sono? Era un po' così, in effetti. Che cagava quella roba lì. Io non so se ancora se sai suonare. Andiamo con le mani. Sai suonare? Sì, dai, accompagnateci per sa suonare questo. Bravo questo chitarrista.
artista, ci può stare in questo gruppo. Qualcosa si può fare, finalmente adesso possiamo uscire e fare qualche bella serata o fuori da questa osteria. Siamo sempre qua. Silvio, fai l'ultima! Dai. Silvio chi? È Silvio, Silvio. Non Silvio B, quello. Non so se è ancora libero, è a piede libero ancora? Sì. Non si sa. Scusate, io insisto a dire che è buono sto Chianti. Se qualcuno veramente si vuole alzare, so che state comodi, ma se qualcuno vuole venire qui, noi gentilmente offriamo. C'è un fiasco, sono c'è anche della birra lì, insomma noi siamo un po' così, siamo qua, viviamo. Ecco, un volontario, finalmente un volontario. Bene, bene. Mi piace questa osteria, vecchi tempi. Ma guarda un po'. Bella, bella, bella. Si mesce? Si mesce, bravo Osso. Mi sa che hai un futuro anche come oste, guarda. Ma senti, ma un po' chitarre, qualcosa di più. Io, anch'io, vorrei qualcosina in più, perché è bello questo pezzo di Fabrizio De André, però tu Gianmarco, Marco, mi ascolti? Ho bevuto la coca. Ti ho scambiato il bicchiere, hai visto? Per capire che. Ecco, questo è. C'è anche un po' visto, tra l'altro. Tu conosci qualcuno che può arricchire questo nostro suono? Lo conosci? Io secondo me per questo tipo di sonorità ci vorrebbe una bella fisarmonica. Sì, lo so, però. Di quelle di una volta, per quel bel folk. Conosci qualcuno, qualche fisarmonicista? Io ne conoscevo uno quando suonavo in orchestra, però non so se suona sto genere qui. Vediamo. Sì, ma tu quando eri in orchestra ti ricordi ancora cosa c'è? Ce n'è uno quando suonavo in orchestra. 50 anni fa? Era bravo, ma sì, faceva questo liscio. Ma senti che musichetta! Mi sembra di essere in una calle a. Ecco, ok, lui suonava in barca a Venezia, suonava in gondola, l'abbiamo trovato, ciao Michele. Come si chiama questo? Michele, sarà una decina d'anni. Piacere Michele, piacere. Suonava. Dalla mano? Dalla mano, grazie, grazie. Suonava in gondola a Venezia e portavano in giro. Fai quella che fa Marietta monta in gondola e te porto al Lido de Pino che non me fido. Non ti ha fatto una sola, ho sole mio per 35 ore consecutive. Bene. Sempre sole mio. Proviamo a fargli un altro. Proviamo a fare ho sole mio per un'oretta, dai, no. Su. Proviamo a fargli un provino. Dai, qualcosa di cantautorale, dai. Sai fare qualcosa di cantautorale oltre ho sole mio? Qualcosa che non sia, che ne so. Proviamo una, non so, dai. Parti tu, dai, vai, Orso, te, io ci credo. Questo mi piace. Però c'ha orecchio. Ah, ok, quindi potrebbe fare il caso nostro. Orecchio, secondo me lo terrei. Tu cosa dici, Claudio? Ma io posso, siccome stiamo facendo dei provini, praticamente vorrei fare un provino su un altro pezzo. Se ti ricordi quel pezzo di Finardi, quel vecchio pezzo, non Diesel che abbiamo fatto prima, non gli dico neanche la tonalità, tanto no, però per fare quel pezzo lì ci vuole un po' di.
con un po' di ritmo, un po' di corpo sotto, non lo fai quel pezzo così con le chitarrine, cioè vabbè che io e te suonavamo a Siena nel 79, vabbè, eccetera, ma però adesso una batteria, cioè noi dove andiamo con una batteria, se c'è questa osteria non è tanto grande, dove la mettiamo? Ma guarda, casualmente c'è una batteria montata. Ma questa sera forse si può fare qualcosa. Vediamo che succede. Qui all'esterno, poi vediamo che sai quella canzone dei vecchi tempi che facevate a Siena? Sì, quella, un po' ribelle, un po' così. Bravo, bravo, sai anche questo, e si sente tanto sola, ha la faccia triste e non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe, neanche se capisse, di certo la tradirebbe, e la sera in camera prima di dormire, mente di amore e di tutte le avventure, dentro di libri che qualcun altro scrive, che sogna la notte ma che di giorno poi non vive.
Giulio Colleluori. I veri fuochi di Santo Stefano sono questi. E la musica ribelle. La musica, la musica ribelle, che ti vibra nelle ossa, che ti erba nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate, di metterti ad andare. E c'è la musica ribelle, che ti vibra nelle ossa, che ti erba nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare, di mollare e di metterti a vantare. Un applauso ancora per Camillo Colleluori!